pericolo incombente, quindi incontrata a Sant'Antonio, dove nella zona che porta a Catania c'è un fitto agglomerato urbano che si sta formando, ci sono delle case e gli abitanti si sentono un po' trascurati. Signora, cosa avete da lamentare? Tutte cose. Che cosa per esempio? La prima che non c'è circolare, che ne piglia. Seconda cosa che ha posta e non arriva. E poi magari che aveva una figlia che aveva un pezzo di casa, ci vuole fare un bugiaretto a... Queste sono delle cose che non fanno parte del nostro servizio. Voi altre lamentate per la circolare, per il fatto, prego l'operatore di inquadrare quelle ristoppe, quelle erbacce, che forse se voi altre lamentate per quelle erbacce che ostruiscono la visuale. Ah certo, tutte cose. Ci stai dicendo che manco su parole per poter ragionare di... Un figlio mio ha fatto un pezzo di cosa di neguzza. Abusiva sembra, così poi moriamo muzza che è bicchieretto. Allora, non è questo il discorso. Voi altri abitate qui in Contrada Sant'Antonio, è una zona che si sta popolando, e voi altri avete telefonato alla nostra emittente lamentandovi di alcuni inconvenienti. Di cosa vi lamentate? I nostri figli sono segregati in campagna perché non possono uscire, se c'è la circolare vanno e vengono come tutte le altre, ma invece restano sempre qui. Voi altri poc'anzi siete stati imprudenti, vi siete immessi qui nella strada mentre sopraggiungevano delle auto. E vedo che c'è quel cocuzzolo lì che è tutto erbacce e ristoppie che ostruisce la visuale. Secondo lei non è un pericolo questo? Certo che è un pericolo. Naturalmente ogni volta che passo i bambini le devo ritirare. Ma voi altri avete reclamato presso gli organi responsabili del comune, soprattutto anche per rimuovere questo ostacolo che si propone qui? Ma io penso ancora di no, perché non è che ci siamo accomunati tutti a fare una cosa del genere. Ora sperando sempre che si aggiusterà qualche cosa. Tu come ci vai a scuola la mattina? Come ci vado? Con il pulmino. Ma viene qui il pulmino? Dobbiamo pagare. Pagate, ma la circolare non arriva? No, non arriva. E dove arriva? Quando voi altri dovete andare a Lentini, coloro i quali non dispongono. Alla Nupra dove... No, più in fondo arriva. Alla Esso, lì là sotto, gira da là. Da quanto tempo è che avete costruito qui, che abitate qui? Da quanto tempo è? 3 anni che stiamo qua. Ma l'energia elettrica l'avete nelle case? Sì. E avete... Quanti siete tutti i dimoranti di questa zona? Presso a poco quante case ci saranno? Si conosce, siamo parecchi. E allora voi altri quando dovete andare nel centro abitato andate a piedi sfidando la vostra incolumità? Sì. Ma non avete fatto nessuna protesta per quanto riguarda almeno queste erbacce? Non vi siete rivolti a nessuno? No, ancora no. Ma i problemi soprattutto in che cosa si articolano? Cosa lamentate? Ecco, il quali sono? Della strada noi lamentiamo. Quindi c'è... Lamentiamo il pericolo della strada. Mio figlio è vivo per miracolo, l'avevano investito là. Questo è tutto. Perché vedete, non ci sono marciapiedi, c'è troppo fango. Se camminato in mezzo alla strada, ci investono. Non è che considerano che qui è un centro abitato, concorrono, ci investono. Vedo che anche ci sono qui delle fabbriche che stanno sorgendo. Signor Centamore, ci parli di questa zona. Questa zona ad un dipresso, quanti abitanti ospita? Ad un dipresso circa 1000-1200 orientativamente, ma soprattutto io dico una cosa, che è anche una zona artigianale. Per cui non è il problema solo delle famiglie e dei bambini, è anche degli apprendisti che vanno a lavorare in queste piccole aziende. La cosa più buffa è che dirimpetto è territorio di Carlentini e qui è territorio di Lentini. Dove vede la mia tabella, anzi, la mia tabella, sì. Da questo lato è territorio di Lentini, dall'altro lato è Carlentini. Sì, qui siamo in territorio di Lentini. Qua siamo in territorio di Lentini. E cosa avete da lamentarvi con l'amministrazione comunale di Lentini o con le amministrazioni comunali di Lentini? Ma a dirla all'inglese vorrei dire no comment, altrimenti cominceremo, non ci vorrebbe qua, non ci basterebbero tutte le 24 ore disponibili. Quindi questa è anche una zona ridente, perché ci si lamentava, si sta facendo tanto parlare per quanto riguarda Santuzzi, vedo che questa zona non è da meno o non sarebbe da meno. In cui ormai è abitata da tante famiglie, con i relativi bambini, eccetera. C'è una zona artigianale che comportano operai e apprendisti, per cui il problema dei bambini è comune a quello nostro che abbiamo delle piccole. E poi c'è un'altra cosa molto da rilevare, non capisco come abbiano dato il nome alle strade. Il comune ha dato il nome alla strada, infatti questa è via Benedetto Croce, però ancora non è riconosciuta allo stato urbano, direi che è considerata abusiva, mentre però il comune ci dà l'acqua e si fa pagare l'acqua. Le strade hanno un nome, però qua è una zona abusiva. E
è una zona di praticamente dove il comune può incassare. Ma voi avete presentato dove, tutti sì. Dove il comune può incassare dei soldi, ma sia pure con i contatori dell'acqua e tutto. E magari ci farà le contravvenzioni per divieto di sosta di macchine fra un po'. Sì, però siamo dimenticati dal servizio. Sì, procediamo, procediamo con ordine. Voi altri avete presentato domanda per avere la sanatoria edilizia? Sì, l'abbiamo presentata, 2 anni c'è che abbiamo presentato. Da quanto tempo è che avete costruito queste case? Ma 8 anni noi abbiamo incominciato a costruire e da 1 anno in qua stiamo qua. Quindi 1000 abitanti in questa zona che è abbandonata da tutti, dove vediamo che non c'è, se siete isolati non c'è nemmeno un mezzo di locomozione pubblica che arriva fino a qui. Perché voi altri avete fatto, avete signora, avete avanzato richiesta all'ASTI per a che i pullman dell'ASTI arrivano fino a qui e alludo io alle cosiddette circolari. C'è la circolare, c'è. Ma è solo molto che arriva distante. Dopo di Lenel, molto distante, molto distante. In principe Sanduzzi. Sì, la cosa più pericolosa è questo ostacolo che si frappone, che ostruisce la vostra visuale. Quando voi altri vi dovete mettere in questa strada che poi fa parte della provinciale, diciamo, dell'ex 114, questa è molto trafficata, soprattutto i camion carichi di agrumi e coloro i quali vanno a Catania o vengono da Catania, gioco forza, a meno che non ripiegano per la litoranea, debbono passare da questa strada. Quindi siete sempre qui con il pericolo incombente? Sempre, continuamente. Una cagliata in paese, c'è pensare più di una volta, perché è facile che ci si mette a vita. Signora, per quanto riguarda la spazzatura e la rete fognante qui, come siete combinati? No, fognante non ce n'è. Perché non hanno fatto i pozzi neri. Avete fatto i pozzi neri? Sì, mancano le fognature, manca l'illuminazione stradale, apposta non apportano, siamo marginati da tutto. E per quanto riguarda i telefoni vi hanno installato? Sì, il telefono l'abbiamo più del dovuto perché certo siamo un po' di luce e telefoni sono state risolte, mancano la rete fognante. Sì, l'illuminazione delle strade e la posta non l'ho. Il ritiro della spazzatura? Sì, c'è qualcosa. Pagate voi altri al comune un canone mensile. Certo, paghiamo la tassa. L'illuminazione nelle strade manca invece. I bambini hanno paura di uscire la sera. Con voi non è una cosa. Le volte per fare un po' di luce.